Sconvolgente tragedia, quella accaduta in un bar la notte appena trascorsa, dove una donna è stata uccisa per aver rifiutato delle avance. Così è morta Carmen De Giorgi, 44 anni, colpita alle spalle da numerose coltellate, che il suo assassino, il 34enne Hunafi Mehdi, le ha inferto dopo un suo rifiuto. È accaduto in provincia di Torino, nel piccolo comune di Luserna, San Giovanni, nel bar Primavera di via Primo Maggio. A scatenare la furia omicida dell'assassino, che ora si trova in carcere, è stato il rifiuto della vittima alle avance dell'uomo che ha impugnato il coltello, uno di quelli da cucina, con una lama di 30 centimetri, e l'ha pugnalata alle spalle. Secondo quanto ricostruito, l'assassino intorno all'1:30 ha raggiunto il bar, dove in quel momento si trovava la vittima in compagnia di sue due amiche. Si è seduto allo stesso tavolo delle donne e ha iniziato ad avere atteggiamenti molesti nei loro confronti. Delle avance esplicite fatte alla 44enne, hanno riferito i presenti, che però la donna ha rifiutato, decidendo di lasciare il bar e tornare a casa. Quando si è alzata, però, Carmen è stata aggredita dal suo assassino, che l'ha colpita alle spalle più volte, uccidendola praticamente sul colpo. Poi ha colpito le amiche, ferendole di striscio su varie parti del corpo in maniera non grave. Infine si è dato alla fuga, ma i carabinieri di Pinarolo, allertati dalla barista, hanno fermato l'uomo, che ora si trova in carcere, che non avrebbe detto nulla in merito all'accaduto. Il 34enne di origine marocchina, che si trova regolarmente in Italia da anni, vive nel Torinese, dove svolge anche lavori saltuari. Nessun precedente nel suo passato, nulla che facesse presagire quanto accaduto. Fondamentale sarà la testimonianza delle due amiche della vittima, che si trovano ora ricoverate in ospedale e che fortunatamente non sono in pericolo di vita.